Siamo certamente molto soddisfatti di presentare il proprio qui a Verona durante il Vinitaly questo nuovo progetto editoriale, non soltanto una rivista ma un progetto editoriale che comprenderà naturalmente la guida ai vini d'Italia che uscirà ad ottobre e poi dopo tutto l'articolato legato al profilo della nuova comunicazione anche sul digitale. Quindi questo è l'inizio, la rivista si chiama Vite, si scrive Vitae, quindi il plurale di vita, perché saranno storie, racconti, ma è il nome, si pronuncia Vite, quindi come la nostra pianta che tanto amiamo. Noi crediamo molto sulla carta, anche perché proprio i nostri associati sono molto affezionati a qualche cosa di palpabile, a qualche cosa che richiama la genuinità, il profumo dell'inchiostro. E poi auspichiamo che ciascuno dei nostri associati abbia il desiderio di mettere questa nuova rivista nel luogo più caro del proprio appartamento, della propria casa. Siamo soddisfatti del prodotto editoriale che fino a pochissimo tempo fa mandavamo nelle case dei nostri soci. Oggi il progetto nuovo è che la nuova rivista sarà fatta sul territorio, quindi confidiamo su questa esperienza che abbiamo attraverso 160 delegazioni periferiche, quindi che coprono capillarmente tutta Italia, e loro saranno i veri artefici, i nostri delegati saranno i veri artefici di questa nuova forma di comunicazione e di divulgazione. La guida si chiamerà con lo stesso nome della rivista, quindi Vite, il progetto editoriale ha lo stesso nome, proprio per renderlo più facilmente riconoscibile.